E cosa dice invece? Non so, beh, io sto interrogandomi ascoltando questo dibattito che ovviamente interessa anche a me perché anch'io sono veneto e anch'io sono tra l'altro uno di quelli che hanno votato al referendum, per cui sono interessato al pari degli altri ospiti della trasmissione affinché si raggiungano gli obiettivi che i veneti si sono prefissi quando hanno apposto il sì a quella scheda. Però vedo che c'è un'accelerazione, invece, cioè, su questo ci sono fior di costituzionalisti, di tecnici, eccetera, che giustamente cercano di trovare le soluzioni, con difficoltà, che trovano appunto nella burocrazia romana, però vedo anche che ci sono invece delle leggi che invece vengono promulgate. Come quella per esempio del reddito di cittadinanza, come quella che prevede la fatturazione elettronica, insomma, che hanno delle ricadute abbastanza chiare sul bilancio dello Stato, che conseguentemente interessa anche ovviamente ai nostri concittadini corregionali, e che hanno delle ricadute politiche anche, perché non c'è dubbio che quella del reddito di cittadinanza, ad esempio, è una misura che è difficile da comprendere per me, perché io sono molto semplice nei miei ragionamenti, ma quando penso ai disoccupati mi interrogo su quali sono le ragioni per cui uno non trova un lavoro, la domanda che mi faccio è perché non trova lavoro, le risposte sono due, o perché non ha voglia di trovarlo, o perché non c'è un'offerta di lavoro sufficiente all'interno della quale lui possa incanalarsi. E allora se il problema è l'offerta di lavoro, mi chiedo, con il reddito di cittadinanza, se non si creano le condizioni perché si cresca, perché cresca l'offerta di lavoro e quindi defiscalizzazioni per le imprese, cresca l'economia, cioè se non si creano le condizioni, i cosiddetti navigator, cioè coloro i quali dovrebbero accompagnare i Tirano fuori. disoccupati ad individuare il lavoro, ma dove li Ma saranno accompagneranno gli unici se occupati.